Come ho già detto prima, all'interno del nostro appuntamento vi era un'intervista molto importante, quello del nostro vicepresidente Exodus Calabria, Pasquale Ambrosino. Buongiorno. Buongiorno Francesca, buongiorno Francesca Pezzo. Buongiorno, grazie mille di essere qui insieme a noi per parlare di questa questione migranti che sta attanagliando veramente il nostro, non solo la nostra Italia, ma anche tutta l'Unione Europea. Sì, è un problema abbastanza attuale, abbastanza dirompente, abbastanza forte. Sì, sicuramente sono notizie, come avevo già preannunciato all'inizio del nostro appuntamento, sono ultime notizie quelle del naufragio in Libia, morti 3 bimbi, 100 migranti dispersi, Salvini insiste, porti chiuse alle ONG anche per quanto riguarda i rifornimenti, Conte e Macron sull'accordo Unione Europea, sicuramente si può parlare di una questione politica. Ma è tutta una questione politica purtroppo che si sta vivendo, che si sta dibattendo sulla pelle delle persone, sulla pelle dei migranti che per tutta una serie di motivi lasciano i loro paesi di origine per cercare qualche speranza nell'Occidente. Ecco, parliamo proprio dei migranti, che, ma in modo particolare di esseri umani che per venire in Italia o in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea rischiano la propria vita. E devo dire che nel corso di questi anni sono stati anche da sottolineare alcuni articoli, ma non solo quella che è l'opinione pubblica della popolazione, molti mettono sotto accusa le navi delle ONG che sono usate come taxi dagli scafisti, questo è uno dei titoli che sicuramente ha fatto parlare, o anche tra le finalità potrebbe esserci anche l'inquietante cortocircuito, ossia quello di destabilizzare la nostra economia, e tralasciando anche le altre parole che si possono dire, che vengono in Italia per rubare il lavoro, o c'è anche paura di parlare. Al riguardo, ecco, cosa si potrebbe rispondere a questo? Io penso Francesca che la nostra economia è già destabilizzata, e certo non è colpa dei migranti se la nostra economia è già destabilizzata. Si fa un gran parlare oggi, come dire, in Italia la cosa che va più di moda è cercare un capro espiatorio, cercare un nemico su cui addossare le responsabilità di cose che non fanno, in questa ottica, in questa logica, i soggetti più deboli, i soggetti più fragili riflettono molto questo tipo di speculazione politica. I migranti provengono da territori dove è risaputo, insomma, che per anni, per secoli, c'è stata, come dire, un continuo praticamente depredare risorse, depredare uomini, depredare possibilità, depredare idee di sviluppo per gli interessi praticamente dei paesi occidentali e capitalisti. Ora, la conseguenza di tutto questo è che ci sono interi paesi in Africa che sono allo stremo, come dire, di ogni possibilità, e da questo centinaia, migliaia di persone che si muovono per cercare una possibilità altrove. Sicuramente sono uomini, sono donne, sono bambini, sono esseri che hanno certamente un grande bisogno, sono esseri che in condizioni diverse non intraprenderebbero mai un viaggio di questo tipo, con tutti i rischi annessi e connessi, e ieri l'abbiamo visto, e quindi sono persone costrette a spostarsi. Ecco, ma in questo periodo della storia si è visto per la prima volta un'Italia che punta i piedi a chiudere i porti, come tra l'altro è stato più volte sottolineato dal ministro dell'interno Salvini, e molte sono state anche le notizie che hanno evidenziato l'Italia come un campo profugo all'aperto. E poi quello che è notato anche da una semplice lettrice, perché proprio in questo momento anche tutte le nazioni dell'Unione Europea sono contro l'Italia, prima non se ne parlava, adesso sì, perché? Vabbè, io penso che ci sia un'ipocrisia europea, e ci sia anche un'ipocrisia italiana su queste tematiche. Abbiamo puntato i piedi, hanno puntato i piedi perché non mi riconoscono questo tipo di scelte, ponendo come armi di ricatto esseri umani,
lasciati alla deriva per giorni, insieme al numero più degli analisi. Sono andati a Bruxelles con l'idea di un'Italia forte, in cui veramente sono le trombe. Alla fine sono ritornati indietro con risultati ancora peggiori di quelli che c'erano prima, perché parlo dell'ipocrisia europea. Qui il problema è sicuramente, certamente l'Italia non può sostenere tutto il peso dell'accoglienza che viene dall'Africa, dovrebbe essere, ma obbligatoriamente dovrebbe esserci un piano di ripartizione dei migranti in tutti i paesi dell'Europa. Di fatto non c'è, perché ci sono 5-6 paesi che si rifiutano assolutamente e categoricamente di ospitare anche un solo migrante. Ci sono altre nazioni che di fatto non lo fanno. Non è il sistema, non è il metodo, quello di mettere sul piatto, ripeto, esseri umani alla deriva per ottenere qualcosa. I risultati si sono visti anche in questo senso. Quindi io non credo a questa Europa delle voci forti, delle voci prepotenti. Credo a un'Europa solidale, che lo sia non soltanto per la moneta che ci distingue o per i rapporti finanziari che ci sono, ma che lo sia anche in termini di solidarietà e di accoglienza. Ecco, molto spesso si parla di diritti umani, ma devo dire, a parer mio, in questo ultimo periodo i diritti umani non è che si stiano rispettando, in modo particolare per i bambini. Insomma, questa notte sono morti dei bambini che avevano circa 2 anni, e non credo che sia giusto. In modo particolare si parla molto spesso di questione migranti, ma secondo me, ecco, è una questione politica. E sicuramente una domanda che viene spontanea è dire questo: chi ha diritto ad avere protezione internazionale in Italia e cosa significa esattamente? E soprattutto c'è anche una sorta di confusione, nel senso che non si sa neanche cosa significa CAS, CARA, SPRAR. Ecco, qual è la differenza? Così cerchiamo di dare una sorta di palese chiarezza, ecco. Vabbè, ti dico un attimo come sono configurate, sì, a livello formale le categorie, ma ti dico anche come la penso, un attimo diversamente da quelle che sono le categorie. Ecco, si parla di migranti che hanno diritto alla protezione internazionale. C'è una categoria anche in Italia di protezione, che si chiama protezione umanitaria, e poi ci sono i cosiddetti migranti economici, che a dire delle istituzioni non hanno diritto di ospitalità, di cittadinanza e in Europa. La protezione internazionale si ha nella misura in cui ci sono, come dire, condizioni particolari nei paesi di provenienza, che non permettono assolutamente la permanenza delle persone con rischi grossi anche per la loro incolumità. In questo caso lo Stato, l'istituzione previsto dalla Costituzione, riconosce un diritto di protezione internazionale e quindi di accoglienza. Poi c'è una categoria che è quella della protezione umanitaria, che si dà, come dire, a persone che hanno una serie di problematiche per cui il rientro in patria, nelle terre d'origine, è pericoloso. Ti faccio un esempio. Comunque, ad esempio, in Italia la protezione internazionale e la protezione umanitaria, ed è veramente un grande risultato giuridico, viene data quasi automaticamente a tutti i migranti che sono approdati in Italia nella minore età, e quindi questo, le condizioni territoriali quasi automaticamente danno questa protezione umanitaria. E poi ci sono i cosiddetti diniegati, i migranti economici, che vengono praticamente non accolti, anche se poi sostanzialmente permangono ancora per anni all'interno del territorio in Italia o nell'Europa. Io non credo molto a queste categorie, perché è possibile che in uno Stato ci sia stata una guerra 10 anni fa e comunque permangono una serie di condizioni per cui è impossibile vivere all'interno di quello Stato, e di conseguenza provoca questo un flusso di persone che lasciano per venire in Europa. Io personalmente penso che ci siano migranti, persone che per tutta una serie di condizioni
di vita sono costretti ad andare via. Ci sono stati dove c'è una problematica climatica, voglio dire, tutta una serie di sfruttamenti del territorio, delle risorse naturali hanno creato danni, hanno creato danni ingenti praticamente, condizioni impossibili di permanenza. Allora, dov'è la differenza? Cioè, un migrante climatico, per utilizzare questo termine, è un rifugiato, ha diritto secondo me anche alla protezione. Sicuramente, in quanto essere umano, ha diritto ad essere salvato, ed è fondamentale, ecco, mettere in atto quelle che sono le varie messe in sicurezza di queste persone. Parliamo di persone, non parliamo di migranti, che secondo me certo. Mi sembra la parola più giusta. Siamo stati anche noi migranti qualche tempo ecco. fa, e lo siamo tuttora. Ricordiamo, ecco, assolutamente. Ricordiamo, ecco, la popolazione italiana è stata migrante negli Stati Uniti d'America e poi ritornata qui. Ricordiamoci anche di questo. Ma perché, ecco, una domanda che molto spesso viene: ma come mai il viaggio attraversare, ecco, il Mediterraneo è così pericoloso? E soprattutto, dove vanno i migranti e quanto costa arrivare in Italia? Beh, diciamo che il viaggio, la fase dell'attraversamento del Mediterraneo è l'ultimo step del percorso di migrazione. Ci sono altri passaggi che sono altrettanto pericolosi quanto quello dell'attraversamento del Mediterraneo. Cioè, i migranti provengono prevalentemente dall'Africa nord occidentale e nord orientale, dico delle nazioni Senegal, Guinea, Mali, Nigeria, sul lato orientale Eritrea, Sudan. Per arrivare in Europa, per arrivare in Italia, devono fare una serie di percorsi. Ogni passaggio di stato di nazione comporta un costo e comporta anche un livello di difficoltà, di rischio e quant'altro. Quindi, chi viene dalla Guinea o dal Mali, che passa dal Niger e poi arriva in Libia, e quindi succede che non si parte con un biglietto già prenotato in prima classe in aereo, come qualcuno vuole fare capire, ma si parte con pochissimi soldi. Quindi si attraversa uno stato, si rimane lì per mesi lavorando anche in condizioni inumane per poter accumulare quei soldi che permettono il passaggio in un'altra nazione, e si arriva poi in Libia, che è sostanzialmente l'interno dell'Africa, dove anche lì bisogna avere la possibilità per attraversare e i soldi per attraversare. In questo momento la Libia è completamente bloccata, si parla di milioni di persone, per utilizzare il termine tuo, che sono in campi di detenzione, alcuni dei quali sono veramente in piena e totale illegalità, dove vengono torture, violenze e quant'altro. Ogni tanto qualcuno riesce a passare in questo momento. Per fare questo ci vogliono tanti soldi, poi c'è anche un costo che non è quantificabile, Francesca. È un po' quello che è successo ieri, no? Certe volte quando ci sono le offerte l'aste per le nostre vacanze, gli europei, come dire, accomodati, ci dicono che pagano padre e madre e il bambino viaggia gratis. Voglio dire, può valere anche per queste persone, però ieri, ad esempio, tre bambini hanno pagato un prezzo ben diverso da quello economico, hanno pagato con la loro vita. Ecco, parliamo anche dell'aspetto emotivo. Abbiamo parlato adesso di politica, di SPRAR, di questione, ecco, economica, ma parliamo proprio di loro, delle loro emozioni. Cosa porta una mamma, ecco, a mettere su un barcone il proprio figlioletto di un anno? Ieri ho visto anche il video in diretta di un noto giornale, ecco, a livello internazionale, che faceva proprio la diretta di questo barcone che si rovesciava, e tutte questa povera gente in mare, e tra i quali poi, quando sono arrivati in spiaggia, si vedevano la guardia costiera o comunque le guardie dell'ordine, ecco, le forze dell'ordine, che avevano tra le mani questi bambini morti. Allora,
A questo punto anche la stampa sicuramente avrà un aspetto di rilievo molto importante che fa circolare le notizie, ma non si può, ecco, mettere sotto i riflettori secondo me una questione così delicata. Ecco, cos'è? Si parla proprio di tratta degli esseri umani, quindi torniamo indietro nel tempo, anche se siamo nel 2018, sembra veramente che siamo tornati di tanti anni fa. Certo, come dire, la cosa che spinge una mamma a mettere un figlio minore in questo tipo di percorso è il bisogno, la necessità, la parola più elementare di questa vita, e la speranza che una volta arrivata in Europa questo ragazzino possa fare qualcosa per sé, ma possa fare anche qualcosa per aiutare la famiglia che rimane nel posto, nel paese di origine. È chiaro che questo flusso di persone crea tutta una serie di meccanismi speculativi, si chiamano tratta, queste gente. C'è una filiera praticamente in Africa che campa, che vive sulla pelle di queste persone, ma la soluzione potrebbe essere anche più semplice: togliamo questo percorso della morte e permettiamo a queste persone di raggiungere con un piano, come dire, razionale, senza condizioni di rischio, l'Europa, dove certamente dovrebbe essere pronto un sistema di accoglienza meglio organizzato, meglio strutturato, con una presa di responsabilità di tutti i paesi rispetto alla problematica, cosa che non avviene, cosa che sta avvenendo proprio esattamente al contrario. Io, per citarti una cosa, una delle cose che più mi intristisce, mi infastidisce, che uno dei capri espiatori che si trova in questo periodo, insomma, in cui c'è bisogno di fare campagne elettorali sulla pelle delle persone, ecco, della questione delle ONG, delle organizzazioni non governative, che sembrano vengono etichettati come i tacchi del mare o quant'altro. In realtà non è esattamente così. Fino a 5-6 anni fa la migrazione, l'attraversamento del Mediterraneo avveniva su barconi di fortuna che tentavano di raggiungere direttamente le coste italiane. All'epoca Lampedusa era uno degli attratti, diciamo così, più importanti. A seguito di una serie di incidenti, più grosso, non so se ricordi, è stato quello in cui sono morte 600 persone, è stata proprio l'Europa a chiedere alle ONG di intervenire per dare un altro tipo di assistenza che evitasse tutte queste morti. Per questo motivo le ONG sono arrivate nel Mediterraneo e questo servizio hanno svolto nel migliore dei modi. Ora sembra che invece anche questo non funzioni e non è corretto, voglio dire, criminalizzare queste organizzazioni che hanno soltanto il compito di salvare vite umane, e lo fanno nel migliore dei modi. Ecco, siamo un'ultima domanda perché dobbiamo chiudere. Come Exodus, cosa state facendo? In modo particolare queste persone come possono essere aiutate in modo tale che non avviene, ecco, nuovamente quello che è accaduto questa notte, la morte di questi tre bambini, ma quanti bambini sono già morti? E voi direte, ma parliamo di questioni migranti, ma ci sono anche altre questioni che riguardano i bambini, vedi il caso Siria o tanti altri, ma sicuramente questa è una delle notizie che adesso sta facendo veramente scalpore, perché per la prima volta dopo tanti anni l'Italia sta impuntando i piedi, e in modo particolare, come hai detto prima tu, ONG sono state, ecco, portate dall'Unione Europea in un certo qual senso, giusto? Certo. No, io credo nel valore dell'accoglienza. Credo che l'accoglienza vada organizzata in un certo modo. Ci sono, come dire, in Italia delle realtà che funzionano benissimo, ci sono tante realtà che non funzionano bene. Abbiamo un sistema che ci viene invidiato un po' da tutto il mondo, che è il sistema di seconda accoglienza, quello degli SPRAR. La logica, per dire, come fatto anche la domanda della cooperativa, la logica secondo me è lavorare per piccoli centri, per piccoli numeri, dove si possa praticamente veramente fare un percorso, come dire, di educazione all'integrazione
di persone che provengono da realtà completamente diverse dalla nostra. Non è una cosa possibile dove ci sono assembramenti di 1.000 e 2.000 persone, perché il valore dell'educazione si perde automaticamente. Quindi noi come cooperativa stiamo lavorando sulle piccole attività. In una logica, no, ci sono anche quelle, nel momento in cui si monta anche questa campagna nazionale, eccetera, eccetera, ci sono anche come dei riscontri, voglio dire, che permettono alle persone anche di, purtroppo, di coniugare razzismo e xenofobia. E i riscontri sono proprio nell'idea che migliaia di persone per anni vengono, come dire, in un certo senso parcheggiate. Allora, questa è una logica sbagliata. Si viene in Italia, si viene accolti nei centri di accoglienza, e bisogna, come dire, intraprendere un percorso ferreo, anche educativo, sostanziale, dove alla base c'è sicuramente l'apprendimento della lingua italiana, ma anche la capacità di capire i codici con cui funziona il nostro mondo e di creare reali possibilità di integrazione attraverso il lavoro. La manodopera o il lavoro viene richiesto, e non è che rubiamo, migranti come loro, forse di stare con loro, di imparare dalla loro esperienza e dalla loro umanità. E dicevo, assolutamente non rubano il lavoro agli italiani, perché vanno a fare anche sostanzialmente professione che in Italia nessuno vuole fare. Per cui lavoriamo sostanzialmente sulle cose, usciamo da questa logica di spettacolo e di utilizzo delle cose, che in Italia non ha portato mai buoni risultati. È meglio, come dire, crescere in umanità piuttosto che crescere in consenso politico attraverso queste strategie becere che ci restituiscono veramente l'immagine dell'Italia, che assolutamente non è. Facciamo una visita ai nostri centri di accoglienza, andiamo a vedere il livello di integrazione che è creato. Si può fare, ecco, si può fare, non è facile, ma non è facile nemmeno per altri politici, ma si può fare, si possono ottenere dei risultati importanti che vanno verso l'integrazione delle persone. Grazie mille a Pasquale Ambrosino, vicepresidente dell'Exodus Calabria. Ha fatto un quadro chiaro di quello che sta accadendo, e soprattutto l'accoglienza è fondamentale nel restare umani, non dimentichiamocelo. Ecco, non parliamo di questioni migranti, ma parliamo di persone, che è la cosa più importante e preziosa che possa esserci. Grazie ancora per il vostro contributo a Radio Studio Anta 5 Merito TV. A presto. Grazie a te, Francesca, gentilissima Francesca, a presto, ciao. Grazie, ciao.